Ebbene sì, signore e signori, dopo un'estenuante ricerca, finalmente ho completato l'intera era spada e scudo in termini di booster box. Finalmente li ho tutti. E oggi, oltre a farveli vedere, andremo ad analizzare il loro andamento di mercato, se sono cresciuti o se sono diminuiti nel tempo. Vi do qualche consiglio su quale potreste ancora comprare, che tra poco farà magari il boom. E vado a dirvi realmente se completando questo set ci ho guadagnato qualcosa o se ho oppure ci sono andato in perdita, anche se la risposta è scontata, anche perché su alcuni box la popolazione è davvero molto bassa e non me l'aspettavo. Ciao ragazzi, io sono Nick, bentornati sul mio canale. Come avrete capito dalla intro, oggi finalmente andrò a mostrarvi tutti i miei box sealed di spada e scudo. Dopo tantissimo tempo sono riuscito a completare l'intera serie, però prima di cominciare mi raccomando, io vi invito come al solito a lasciare un bel like di supporto. Se vi piacerà il contenuto o il canale in generale, lasciatemi anche l'iscrizione e i commenti sono davvero sempre molto apprezzati. In ogni caso, bando alle ciance, iniziamo subito. Da cosa iniziare se non dal box di spada e scudo, ovvero Sword and Shield, perché tutta la mia collezione, ragazzi, è interamente in lingua inglese. Ho fatto molta fatica a trovare questo box perché in questo momento non è molto reperibile, ha una pop davvero bassa, non me lo aspettavo, anche perché comunque i suoi netti ce li ha. Come box è davvero particolare e mi piace davvero molto, sinceramente. Se andiamo a vedere su MKM, signori, questo box qui in lingua inglese, il primo che troviamo, sta sui 210 euro e 60 centesimi. Io l'ho pagato praticamente al prezzo di uscita, quindi parliamo di 160 euro. Ma se andiamo a controllare le popolazioni su MKM, non ce ne sono poi così tanti. Abbiamo tanti venditori singoli, ma con un pezzo solo, e qua finisce la lista, quindi ce ne sono veramente pochi. Non è un box che vi consiglio di comprare in questo momento, perché ormai penso sia al suo massimo e rimarrà su questa cifra per molto tempo, però è molto bello e particolare magari da avere in collezione. Ora passiamo alla seconda espansione uscita di Spada e Scudo, ovvero Rebel Clash, Fragore Ribelle in italiano. Un box davvero molto carino anche questo. L'espansione in termini di carte fa abbastanza defecare, però vabbè, questi sono dettagli. Comunque andava messo in collezione, davvero, davvero molto bello. Non ho fatto così fatica a trovarlo, sinceramente. Anche questo pezzo io l'ho pagato a prezzo di uscita, quindi parliamo di 160 euro circa. Primo che vediamo su MKM in lingua inglese sta molto più in basso. Il primo che vediamo in lingua inglese sta sui 189 euro da un venditore tedesco, però ho guardato la foto e la pellicola presenta un graffio enorme, quindi non vale neanche la pena tenerlo chiuso questo box. Quindi in effettivo il primo che troviamo sta sui 200 euro, quindi fino ad ora con il box di spada e scudo base e quello di Rebel Clash ci ho già guadagnato qualcosina. È ovvio che il vero valore lo troviamo nel vendere l'intera collezione, quindi tutti i box messi insieme lì hanno tutt'altro valore e viene aumentato in modo molto più elevato, ma questa è una cosa scontata. Ma a proposito di box, se vi interessano preordini su Scarlatto e Violetto e i nuovi prodotti di Zenith Regale, mi raccomando, passate da Bombo Card Store e con il codice NICKIRA7 avrete subito il 7% di sconto sul vostro acquisto. E su per 99 euro la spedizione è gratuita. Ma adesso andiamo avanti. Terza espansione che è uscita di Spada e Scudo è stata poi Darkness Ablaze, una delle espansioni che ha messo più hype in assoluto all'inizio di Spada e Scudo, per la presenza logicamente del Charizard VMAX. Tra l'altro all'inizio non si sapeva se ci fosse stato per questa espansione il booster box sealed, perché inizialmente non uscivano, venivano solo distribuiti attraverso le leghe Pokémon, ma non esistevano. Poi si è saputo alla fine che avrebbe avuto giustamente il suo booster box, essendo un'espansione normalissima. Io l'ho preso agli inizi quando costava all'incirca 140 euro. Se andiamo a vedere su MKM, il primo che andiamo a trovare in lingua inglese sta sui 159, quindi non è mai salito più di tanto. Però comunque è un box davvero molto bello. Il quarto box che vi mostro è quello di Vivid Voltage. Anche questo è un'espansione che ho preso agli inizi, subito quando è uscita. Quindi questo box qui che vedete è da considerarsi a tutti gli effetti una first edition, visto che all'interno ci sono dei pacchetti con una colorazione diversa rispetto a quelli che vedete ora in vendita, quelli nuovi, fra virgolette, di Vivid Voltage. Ha avuto due stampe con due colori leggermente diversi. Questa è la prima.
Lo pagai in circa 140 euro anche questo. Il primo che vediamo su MKM è di un venditore italiano e sta sui 148. Io presumo sia comunque la ristampa, perché se andiamo a vedere più in basso dovrebbe esserci qualcuno con login First Edition. Infatti qua c'è un italiano. Vediamo se ne troviamo uno in inglese, giusto per curiosità. Eccolo qui, ce n'è uno in inglese. Il primo che vedo, First Edition, sta sui 289 euro. È un prezzo che secondo me è poco attendibile, nel senso che, cioè, alla fine dei conti ti cambia il colore del pacchetto. Non è tutta sta gran cosa, è improponibile. Però, in un futuro, più avanti, più prossimo, secondo me, questi box potrebbero avere una valenza o un valore simile per quanto riguarda il First Edition. Questa comunque è un'altra espansione che non vi vado a consigliare, perché non c'ha niente a parte le Amazing e a parte il Pikachu VMAX Hyper. Dopodiché passiamo a stili di lotta. Logicamente non vi sto facendo vedere i subset, perché i subset di Spada e Scudo non hanno booster box, quindi per quanto riguarda quelli ci sono solo ETB, che ho tutti in collezione comunque. Un altro box davvero molto molto carino, non mi sono mai accorto però che il mio è tremendamente bucato, e me ne sono accorto adesso, la pellicola è iper danneggiata, bene, non godo troppo, probabilmente dovrò sostituirlo, me ne sono accorto solo ora. Brutta roba questa. Comunque, eccolo qui, pagato all'incirca 100 euro, non vale praticamente nulla questa espansione, cioè è veramente schifata da tutti. Infatti, come possiamo vedere dalla schermata di MKM, il primo che vediamo in lingua inglese da un venditore italiano sta sui 98 euro, ragazzi. Questo box è veramente schifato da tutti e mi sorprendo, perché comunque ha delle carte molto carine al suo interno, compreso di Tyranitar e Empoleon. Non vedo perché debba essere così bisfrattato, però vabbè, a me piace e l'ho messo in collezione. Dopo stili di lotta abbiamo Chilling Rain, molto bello anche questo come composizione di set e come box in se stesso, davvero molto interessante. A me piace come espansione, l'unica cosa brutta di queste espansioni qua che vi sto facendo vedere è il pool, che è veramente basso partendo da stili di lotta in poi fino ad arrivare a colpo fusione. Molto bello anche questo box, io lo pagai all'incirca 100 euro anche questo, l'ho preso insieme a quello di stili lotta in super offerta. Il primo infatti che vediamo su MKM sta sui 113 euro, davvero molto poco. Ecco, questo è uno di quei box che io prenderei da mettere in collezione, perché ripeto, delle carte davvero molto belle nel set, costa poco e potrebbe avere un valore molto alto più avanti nel tempo. Ne sono quasi certo. Poi anche i tre uccelli di Galar in versione alternativa, che sono meravigliosi. E ora passiamo a uno dei box più discussi dell'ultimo periodo, ovvero quello di Evolving Sky. Questo è tremendamente perfetto, me lo sono scelto per bene e la pellicola è a posto, il cartoncino è perfetto, è ancora tutto attaccato, spettacolare. Pensate un po' che l'ho pagato una miseria quando è uscito, all'incirca 115 euro se non erro, veramente pochissimo. Ed era uno di quei box a cui vi ho sempre detto di puntare sin dall'inizio, ragazzi, non so in quanti di voi vi abbiano ascoltato, perché in questo momento il primo che vediamo su MKM in lingua inglese sta sui 240 euro, davvero davvero tanti. Ce ne sono però una bella quantità, vedo, anche a 255, addirittura 9 pezzi, tanta roba, però è un box che è destinato a crescere ancora di più. Nel breve periodo sicuramente si alzerà tremendamente ancora di più. Quindi è un box che vi consiglio di comprare tuttora, anche se lo trovate a 240, 220 euro, 250, prendetelo. Dopo Evoluzione Tere è uscito Colpo Fusione, Fusion Strike in inglese. Un altro box davvero molto particolare, perché è tutto rosa, davvero molto bello, particolare, mi piace. Devo essere onesto e sincero, non sono amante del rosa, ma questo risalta benissimo la composizione del set. Set molto interessante per la presenza di alcune carte, fra cui il mio VMAX alternativo, il mio V, il Gengar VMAX alternativo. Su MKM vediamo che ci sono dei prezzi davvero molto bassi, io lo pagai 100 euro circa, non è mai salito più di tanto. Infatti il primo che vediamo è sui 104, anche perché la popolazione mi sembra veramente ancora molto ampia. Anche se è un altro set che, a parer mio, può dire la sua. Soprattutto per il Gengar VMAX, che costa parecchio. Quindi anche questo eventualmente ve lo consiglio da comprare e tenere in collezione, se visto il prezzo irrisorio. E ora passiamo a uno dei box
che in questo momento sta per fare la sua esplosione, ovvero quello di Brilliant Stars. Ci sono state molte popolazioni di questo box, ma molte sono state sbustate, vi devo dire la verità. È un set che io adoro particolarmente, vabbè, per la presenza di Charizard, ma soprattutto per la presenza di Arceus, che mi piace moltissimo in versione alternativa. Il primo che vediamo su MKM in lingua inglese sta sui 144 euro. Poi ne troviamo un altro a 150-11 pezzi, ma poi vanno a salire drasticamente. Io vi consiglio assolutamente di recuperarvi anche questo, perché fra non molto potrebbe diventare una cosa molto simile a Evoluzione Etere, quindi vi invito a sbrigarvi. Un'altra espansione che io adoro è Astral Radiance, un'altra espansione che tante persone considerano quasi del tutto inutile. A me piace moltissimo per la presenza, logicamente, di Palkia e di Alga in versione alternativa, ma ci sono tante altre carte molto interessanti al suo interno. È un box che costa pochissimo, che io ho pagato veramente poco, all'incirca 100 euro. Infatti, se andiamo a vedere su MKM, ci sono moltissimi box in questo momento che partono dalla lingua inglese sui 100 euro, quindi su questo praticamente non ci ho guadagnato praticamente nulla, ma non mi interessa sinceramente, perché ripeto, l'espansione mi piace moltissimo e siccome fa parte di Spada e Scudo andava messo comunque in collezione e niente. È un box che non vi consiglio sinceramente, perché vedo che c'è scarso interesse, quindi questo eventualmente non lo prenderei. Un'altra espansione molto interessante è quella di Lost Origin. Le quantità sono ancora veramente molto alte, quindi le trovate senza problemi, questa espansione un po' ovunque, sia da venditori italiani che esteri. Io apprezzo moltissimo questo set, logicamente per la presenza di Giratina, ma più per il Aerodactyl, che è davvero molto bello. È un box che su MKM troviamo al prezzo di 105 euro, quindi veramente poco, oppure partiamo dai 107 fino ai 110. Su questo invece lo prenderei, sì. Su questo invece direi di prenderlo. Uno in collezione lo metterei sicuramente. A questo punto, se prendete il Brilliant Stars, di conseguenza io prenderei anche l'Astral Radiance, Lost Origin e poi anche Silver Tempest, per completare i set di Spada e Scudo in cui sono state introdotte in modo massivo le alternative. E l'ultimo box che completa il cerchio è quello di Silver Tempest, un'altra espansione che io adoro alla follia, soprattutto per la presenza di Rayquaza VMAX, che io adoro francamente, e per la presenza anche di Lugia, che è molto ma molto bello in versione alternativa e anche in versione B regular. È un box che io ho pagato all'incirca 115 euro, in questo momento su MKM lo troviamo ad una cifra molto simile, ovvero 116, ma non da venditori italiani, quindi potreste pagare qualcosina di più insieme alla spedizione. E abbiamo altri pezzi che poi rimangono comunque in un range di 116-120 euro, ci sono un po' di pezzi. Anche questa è un'altra espansione che io vi consiglio di inserire in collezione. Quindi signori, qui all'incirca abbiamo un range di 1700 euro di roba, all'incirca. Però vedendo un set così completo e rivenderlo in questo momento, si potrebbero fare anche una cifra che può arrivare sui 2000, questo perché li si trova tutti insieme, si risparmia sulle spedizioni e si risparmia sulle eventuali dogane. Quindi direi di sì, nel comprarli tutti e completarli in qualche maniera ci ho guadagnato. Niente ragazzi, io concluderei il video qui. Fatemi sapere qui sotto nei commenti cosa ne pensate di questa collezione e se anche voi l'avete completata, perché sono curioso di sapere se qualcuno è stato matto quanto me da star lì a cercarli tutti e completarli fino alla fine. Prima di concludere ragazzi, vi invito a lasciare un bel like di supporto se vi va e se vi è piaciuto il contenuto. Vi invito anche ad iscrivervi, lasciarmi un commento aiuta veramente tanto, e prima di lasciarci magari vi può interessare anche questo contenuto qua. Ciao ragazzi!